Questa trasmissione è offerta da A Cittadella. Noi di Eureka S.p.A. produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com. Buonasera, ben ritrovati ad una nuova puntata di Lunedì Granata. Come vedete questa sera sono da sola, almeno per il momento, perché Stefano è impegnato alla conduzione di una trasmissione sempre di Telecittà, sugli altri studi di Telecittà, dedicata al centenario della Prima Guerra Mondiale, che tra l'altro vi invito a seguire fino a sabato in onda sul canale 73. Torniamo a noi, come dico, ben ritrovati, vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera, a partire da Alessio Benedetti, centrocampista dell'Est Cittadella. Buonasera Alessio. Buonasera. Come sempre immancabile Riccardo Solfo. Buonasera Stefano, buonasera Riccardo, bentornato. Ciao, ciao Alice, buonasera a tutti voi. E alla mia sinistra Andrea, ciao Andrea. Ciao Alice, buonasera. Ben ritrovato anche a te. Andrea Baldini, io mi dimentico sempre del tuo cognome perché ti do sempre del tuo. Perché ormai ci conosciamo da troppo tempo. Allora, iniziamo a parlare del Cittadella. Purtroppo si è interrotto il filone positivo, il Cittadella ha perso in casa contro il Bologna, nonostante una buona partita, magari più nel secondo tempo che non nel primo tempo. La classifica rimane quindi invariata. Riccardo, ti aspettavi qualcosa di più o comunque la squadra avversaria? Non ci sta, comunque adesso vediamo anche la classifica. Ci sta, 5 partite positive, insomma arriva il Bologna che mi pare venisse da 3 vittorie di fila esterne, la squadra più forte del campionato, e quindi se la sono giocata, insomma hanno giocato quasi alla pari per un tempo. Direi che non c'è nulla di strano se il Bologna viene a fare un gol al tombolato. Dispiace poi perché se vai ad analizzare la partita, guardi gli episodi, insomma devo dire che Coppola, che è un po' che è il migliore in campo del Bologna, è stato decisivo in almeno 2-3 interventi. Dall'altra parte anche Piero Bon mi pare abbia tolto 2 gol, quindi diciamo, è stata una bella partita. L'1-0 non illustra, diciamo, il movimento che c'è stato negli ambi due attacchi, e devo dire forse sarebbe stata anche una partita più bella con tanti gol, ma avrebbe vinto alla fine comunque il Bologna per la qualità che ha dimostrato soprattutto in mezzo al campo. A un certo momento si vedeva proprio una squadra di categoria superiore, e devo dire la nota di questo Bologna che lascia molto giocare dietro, soffrono e spesso puoi anche fargli gol. Una squadra che gioca molto aperta, e l'allenatore ci ha messo tanto del suo, è bravo, sta confermando, lo volevano cacciare, invece Lopez può portare Bologna direttamente in Serie A. Andrea, sei d'accordo con l'analisi di Riccardo? Sì, sostanzialmente sì, su Lopez sicuramente è uno degli allenatori che lui arriva a Cagliari e si forma là praticamente, addirittura lui era il secondo sulla carta, poi allenava da primo, ma è un allenatore che ha molto carattere, come lo era quando era giocatore, e dà molto di questo alla squadra in campo. Chiaramente quando alleni società come il Bologna e sei quasi costretto a vincere non è mai semplice. Riguardo alla partita devo dirti che per mezz'ora non mi è piaciuta molto, nel senso che era una partita che vivacchiava di un possesso palla Bologna, Cittadella pronto a chiudere tutti i varchi e a cercare di partire, ma in realtà non ci riusciva. Poi a un certo punto Foscarini ha cambiato modulo, si è messo a speculare praticamente al Bologna, però ha patito l'infortunio, cioè è successo l'infortunio di Pellizzer. Non che questo influisca particolarmente sul modulo, però sicuramente ha creato un attimo scompenso perché ha dovuto esordire Camigliano. E di conseguenza però il secondo tempo, poi quando sono ritornati in campo, probabilmente li ha anche assestati, magari ce lo può confermare il giocatore, in spogliatoio,
E il secondo tempo del Bologna, della Cittadella, è stato molto buono contro una squadra che comunque ha dato sia nell'aspetto fisico-atletico sia nei giocatori. Ricordiamoci che davanti a un tandem che si chiama Caccia e Mancosu, quindi con Matusalem davanti a difesa, che mi ha sorpreso in positivo perché ha fatto benissimo. Tanto, scusa Andrea, hai ragione a sottolineare, mancavano dei, insomma, giocatori importanti perché influenza della vigilia. Ha giocato Camigliano, molto probabilmente avrebbe giocato De Leidi e invece non c'è la panchina, e quindi devo dire che è stato bravo Foscarini, perché ne ha persi tre alla vigilia per acciacchi di stagione, diciamo così. Mentre il Bologna erano scelte praticamente dell'allenatore, li aveva tutti a disposizione, e la curiosità è che perde due volte 1-0 e l'uomo gol è sempre Laribi, che è un giocatore che aveva fatto male in A, questo è l'anno suo perché sta facendo anche tanti gol ed è un bel giocatore. Bisognerà capire un domani, quindi l'anno prossimo, il Bologna in A, se lo tiene, se si conferma giocatore anche da Serie A. In questa categoria, in quel ruolo, forse è il migliore del campionato in questo momento. L'asse Matusalem Caribi, Laribi mi è piaciuto molto, in effetti, devo dirlo. E vado un po' controcorrente su Camigliano, nel senso che ho visto che è stato un po' criticato. Io devo dire che è entrato a freddo, praticamente non ha neanche fatto in tempo a scaldarsi, l'hanno buttato nella mischia. Era al debutto. Sì, ha tentennato con i primi palloni, ha avuto quell'occasione di cui si parlava, rigore, non rigore, eccetera. Però secondo me poi ha fatto un secondo tempo molto tosto, dove ha mostrato anche un carattere deciso, determinato nei contrasti, nello sgomitare, cioè ci ha messo molto del suo. Per me è da rivedere. Allora, Camigliano, che è entrato al posto, come dicevi prima Andrea, di Pellizzer, oggi Pellizzer si è sottoposto all'ecografia. Fortunatamente non si tratta di una lesione muscolare ma di una contrattura, quindi dovrebbe star fuori dal campo per almeno 15-20 giorni. Anche una partita, solitamente se è una piccola contrattura, però lì in sala stampa sembrava il peggio, perché capisci che se è uno strappo o comunque se è una lesione di tipo muscolare poteva essere un mese e mezzo, invece non è così. Non ci credo. Però devo... Non è così. No, però devo anche dirti che, attenzione, è giusto anche per rispetto anche degli altri, che comunque adesso la rosa del Cittadella è una rosa. C'è il sostituto e c'è anche qualcosa in più, perché hai Camigliano, hai De Leidi, quindi il problema era nel giorno di andata, dove perdevi uno per squalifica e non c'era nessuno in panchina. A un certo momento, adesso Cittadella è una rosa completa, al di là delle influenze che possono capitare e sono capitate alla vigilia del match contro il Bologna. Sì, tra l'altro questa influenza quest'anno ha colpito più o meno tutti, non so tu Alessio se hai preso l'influenza fino adesso oppure no. Al momento no, speriamo di no. Perché ad esempio anche Barreca doveva partire con la nazionale Under 21, invece è rimasto a casa perché purtroppo anche lui ha l'influenza. Stessa cosa Busellato, anche lui era stato convocato e non è partito per un problema al ginocchio. Speriamo che anche il suo problema non sia particolarmente grave. Ma loro grave. Hanno, secondo me, se la sono passati tra i loni spogliatoio, sì, perché hanno tutti avuto una decimazione, cioè 2-3 in settimana, 3 prima della partita, e adesso uno mi state oggi aggiungendo qualcun altro. Adesso ti sei salvato, sei fortunato. Speriamo. No, volevo dirti di Pellizzer. Allora, se è una contrattura, e questo mi sento di poterlo dire anche se non sono un medico, ma dura di meno. Se parlano di 20 giorni vuol dire che c'è qualche piccola lesione. Appunto, se è una contrattura salta una partita. Esatto. Quindi io tu adesso stai mettendo un po'... No, però ha ragione Andrea qua. Infatti io ti ho detto, siccome correndo un po' il muscolo, li conosciamo. Se è una contrattura salti una partita e rientri, diciamo, lunedì prossimo. Quindi bisogna capire un attimo, perché sulle notizie dell'infermeria del Cittadella è sempre un po' particolare. Sì, beh, io ti riporto il comunicato certo, che mi è arrivato. Però ti ripeto, 15-20 giorni per una contrattura di un calciatore professionista, no. Poi ti devo dire anche un'altra cosa, che guardandolo dalla tribuna sul campo, il movimento che lui ha fatto e come si è comportato nei secondi successivi, non è... cioè non dà l'impressione che sia solo una contrattura, perché la camminata sarebbe stata diversa, l'uscita sarebbe stata diversa, anche se lui è rimasto in campo un pochettino, ha provato, quindi certo, questo fa ben certo sperare, se in quei secondi che è rimasto in campo non ha accentuato, speriamo di no.
E cercheremo di informarci durante il corso della puntata. Adesso, dicevamo prima, un primo tempo un po' sottotono, un secondo tempo sicuramente migliore. Cos'è cambiato? Come avevate paura magari un po' il primo tempo? Vi siete studiati tra avversari? Ma diciamo che il primo tempo ci eravamo messi 4-4-2 noi, e mentre poi nel fine del primo tempo ci siamo messi praticamente a specchio rispetto a loro. Col 4-3-1-2 ci siamo trovati un po' meglio, abbiamo trovato meglio, un po' meglio le distanze, diciamo, e quindi siamo riusciti a creare nel secondo tempo quelle occasioni che magari non avevamo creato nel primo. Anche se il primo tempo abbiamo avuto comunque un'occasione importante con Barreca sullo 0-0. Infatti diciamo che, cioè, consci comunque della forza del Bologna, poi se guardiamo alle occasioni sicuramente potevamo almeno pareggiarlo la partita. Io compreso, ho avuto una palla gol nel secondo tempo che non sono riuscito a sfruttare, quindi è quello un po' il rammarico, ecco. Andrea, quella palla gol che non ha sfruttato, insomma, può capitare, per carità, capita a lui come è capitato a tanti altri. Probabilmente è arrivato un po' lungo sul pallone perché lui si è buttato dentro tra una selva di gambe, diciamo, quando è andato a colpire ormai il portiere, io l'ho letta così, insomma, ecco, non credo neanche che sia un errore. Di solito in queste occasioni ci ha provato, e forse per una questione di centimetri, avesse avuto la palla magari un po' più vicina, forse riusciva a calciare meglio. Comunque, nonostante l'errore, diciamo così, di Alessio, non l'hai messo tra i flop di questa settimana, quindi vuol dire che ha fatto una buona partita comunque, non ha influenzato quell'errore. No, beh, lui è anche subentrato poi, quindi... No, se vuoi... Sì, dimmi top e flop di questa settimana. Allora, tra i top io ho messo i due esterni bassi, Cappelletti e Barreca. Beh, Barreca, l'hanno detto tutti, insomma, ha fatto una grandissima partita, soprattutto per la spinta costante che ha dato anche nelle ripartenze, nell'attaccare. Cappelletti, perché dall'altra parte comunque, secondo me, ha fatto bene. Scaglia stavolta non ci va, ma non ci va, non che vada nei flop, però probabilmente aveva degli ossi duri davanti. E quindi ovviamente ha dovuto lottare molto, e poi anche probabilmente doveva dare una mano a Camigliano appena entrato, e quindi mi è piaciuto ancora Minesso, che mi sembra che abbia trovato una buona continuità, anche perché l'ha cambiato di ruolo da esterno sinistro, l'ha portato poi trequartista, e quindi ha cercato di cucire il più possibile. E l'altro l'aveva messo lui, era Piero Bon, che ovviamente con un paio di interventi è riuscito comunque a tenere in piedi il risultato. Era un derby per Piero Bon, che ha fatto tanti anni nella SPAL, quindi giocare contro il Bologna per lui sorte ai derby. E devo dire, però, va sottolineato anche la prestazione di Coppola di là, perché insomma mi dicevano i colleghi di Bologna che è la quarta partita che è il migliore in campo, e tra l'altro il Bologna arrivava al tombolato e aveva sempre fatto più di un gol, 2-1, 2-0, 2-1, 2-1, e quindi diciamo che il Cittadella è stato bravo a fargli fare, diciamo, solo un gol. C'era un rigore per il Bologna che era abbastanza evidente, non so se te la senti di dirlo, ma... No, fosse sì, l'episodio evidente. È stato un po' dubbio, però non so. Quindi un po' dubbio, detto da uno del Cittadella, rigore. No, vabbè, cioè sinceramente dalla panchina non si è capito benissimo, perché è stato un po' un contrasto, però se non l'ha dato vuol dire che non c'era. Comunque era solo 0-0, quindi sai, poteva... No, scusa, sull'1-0. Mi pare, o sullo 0-0, aiutami, sullo 0-0, però insomma poi ho visto la panchina, ecco, quando si dice squadra di Serie A, cioè chi aveva in panchina il Bologna? Cioè aveva tre giocatori clamorosi che giocherebbero tutta la vita titolari in qualsiasi squadra di B ed erano in panchina, ti fa capire anche la rosa del Bologna che a gennaio ha speso penso 4-5 milioni di euro per potenziarsi eccetera, quindi ha speso tantissimo, sono arrivati dei giocatori pazzeschi, Mancoso lo volevano tutti e lì sono andati col cash, e devo dire che è uno dei pochi stranieri che è arrivato in Italia, insieme ovviamente agli americani che hanno preso la Roma, che hanno cacciato i soldi, perché fino adesso sta mettendo veramente denari freschi nel Bologna.
se la giocherà con il Carpi. Io continuo a dire Catania, ma mi pare che non ce la faccia più. È caduto di nuovo a Pescara. È caduto di nuovo a Pescara e rimane una rosa importante, anche se non è quella, non è più quella degli argentini. Tanto tu dimmi che ho il colletto della camicia fuori posto. Sei benissimo ecco. Lo stesso, Riccardo. Vabbè. E quindi praticamente io penso che alla fine se la giocherà Bologna, Carpi, e vediamo, perché c'è stata questa sorpresa dell'Avellino, no? Perché anche Livorno è un'altra rosa forte, l'Avellino, certo. Il Pescara prende tanti gol, però da centrocampo in su una squadra fortissima. Il Vicenza è lì, il Vicenza 5 vittorie di fila, 7 vittorie in ultime 8 partite, una squadra che non si capisce, ripescata, e sta facendo bene con un pubblico che io conosco benissimo essendo di lì, e che può veramente far fare il salto di qualità. Infatti mi colgo l'occasione per dire che era quella curva del Bologna, era meravigliosa, perché non siamo abituati a Cittadella a vedere... Guarda, 1200 sono tanti, 1200... Era piena, penso, in ogni buco. Allora, ha influito sicuramente la vicinanza e il buon momento del Bologna, perché era partito un po' così. Ripeto, a un certo momento chiedevano anche la testa dell'allenatore. È una società seria, perché ha confermato, e ti dico che tanti volevano cacciarlo, e alla fine è venuta fuori questa rosa con l'aiuto di gennaio, perché penso che Cittadella ha speso il giusto e sono arrivati giocatori titolari importanti a gennaio. Il Bologna è andato a prendersi il meglio che c'era in quel momento. Sì. Sono d'accordo. Sì, anche dalla Serie A ha preso giocatori, quindi sicuramente si è rafforzata bene. No, invece sarebbe giusto capire anche dai giocatori stessi se tu ritieni che sarà una sfida, diciamo, tra quelle lì o qualche altra squadra che in questo momento magari è a ridosso della zona play possa ancora inserirsi. Ma il Catania non credo, perché è un po' attardata, al massimo potrebbe arrivare nei playoff, però addirittura lottare per la promozione diretta non credo. E il Carpi comunque sta facendo bene, quindi se la giocherà penso fino alla fine. E non lo so, adesso c'è il Vicenza che sta andando fortissimo, che se non si ferma... E poi vabbè, il Bologna è sicuramente la principale, penso, pretendente per vincere il campionato. No, volevo chiedergli una curiosità, insomma, dato che a Cittadella non si è abituati a questo, quando si entra in campo a Cittadella si trova una curva ospiti di questo tipo, si pensa di essere altrove, si paga un po' di emozione? Raccontami no. Un po'. Vabbè, emozione no, lo so, io ho giocato anche in piazze come Catanzaro e Perugia, che comunque hanno tanto pubblico, quindi no, vabbè, sicuramente è un bel colpo d'occhio vedere tanti tifosi, sono venuti in tanti da Bologna, giustamente sono in una posizione di classifica che insomma permette di avere entusiasmo. E, però ecco, no, forse anzi più uno stimolo quando c'è tanta gente che è motivo di preoccupazione. Tra l'altro tra i tifosi del Bologna c'era anche Gianni Morandi, il capo dei tifosi. Il suo Morandi è impazzito per Gianni Morandi, noi siamo riusciti a intervistarlo, poi vedremo un video in cui parla un po' anche lui del Cittadella, della realtà Cittadella. Però Tom Morandi veramente era impazzito, ha fatto 1500 selfie. Riccardo, l'hai fatto anche tu? Beh, guarda, io, vabbè, svegliamo, ero al bar e prima di entrare mi ha riconosciuto lui, perché domenica scorsa ho fatto 5 chilometri insieme alla mezza maratona di Verona, che insomma ci si vede, anche perché poi lui corre per la Ghinelli, che è una società di un mio amico. E Gianni Morandi ti ha riconosciuto, ha detto: Riccardo, vieni qui, facciamo una foto assieme. Certo. Cioè, tra gente del running è normale, lui è... quando sveste i panni del cantante è un maratoneta, un podista normalissimo. Abbiamo corso varie volte insieme anche a Cremona ed è umilissimo. Tra l'altro, siccome io non sono molto in forma, nell'ultimo anno più o meno ai miei tempi, ciò che lui ha praticamente 30 anni in più, e se non 40, perché è un SM70, quindi però lui fa la mezza in 1,58, 1,55, e guarda che è un podista come parlassi con il Mario di turno. E poi è Gianni Morandi, e questo è il bello che mi piace del running. Invece magari un calciatore è sempre un po' inavvicinabile, no? Invece nel mondo del running puoi avvicinare e parlare con chiunque. Chiusa la parentesi sull'altro mio sport preferito.
stavo vedendo che da casa mandano un messaggio che ho detto, volevo chiederti ad Alessio, avete sofferto la mancanza di Kupić sulla destra, la sua velocità, o non è stato quello il motivo magari di non riuscire a concretizzare un po' di più la partita? No, Kupić è sicuramente un giocatore importante per noi perché ci dà tanta velocità e resistenza, quindi viene fuori soprattutto nei secondi tempi. Però penso che alla fine l'errore più grande della partita è che non siamo riusciti a concretizzare quell'occasione che abbiamo avuto, quindi non tanto le assenze di uno o dell'altro, ma ecco, un fatto di precisione sotto porta. Ecco. Prima parlavamo di stanco, lo ricordavamo sabato, Riccardo stanco, in casa ancora non ha mai segnato. Sì, vabbè, è una curiosità statistica che non ha fatto gol al tombolato, però insomma io l'avevo detto appena arrivato che era lui, poi se la giocavano tutti, è un giocatore che se si ritrova un attimo sicuramente può fare da qua alla fine 10 gol. Ne ha già fatti mi pare 3-4 ed è un giocatore importante. Pensavo, ti dico, lo facesse entrare nel secondo tempo, perché comunque ne ha fatte 4 da titolare, anche per rifiatare un attimo, considerando che c'era cambio. E invece poi l'assenza all'ultimo momento di Sgrigna ha fatto secondo me saltare i piani. Non so, sai, io sono convinto che, perché le gerarchie, poi Foscardini sta anche attento a ste cose tra panchine e Sgrigna, poi Coralli, secondo me poteva inventarsi anche un Gerardi Coralli, e invece ha giocato stanco, non ha fatto gol, però insomma è in forma, si è anche ritrovato, ha dimenticato il momento buio di Pisa, dove forse era l'allenatore che non lo vedeva, perché insomma non è incredibile che lui non giochi in terza serie. Può giocare adesso tanto per questo motivo, perché a Pisa ha giocato poco, quindi sì, anche quello, cioè non si capisce perché, vabbè, poi sulle categorie lì è l'allenatore, tu sei mister, si puntano, abbiamo detto, no, tante volte che Foscarini non vedeva Mancuso. Sono un po' scelte, poi magari arriva un altro, gioca lui, e questo è difficile anche discutere. C'è uno che è preposto, che è l'allenatore, e decide lui. In questo momento sta decidendo al meglio, al di là dello stop solo per 1-0, 5 risultati utili positivi, poteva essere anche una vittoria in più, e Cittadella da ultimo si ritrova addirittura fuori dagli spareggi. Certo. Anche perché poi ha fatto una mossa invece che mi ha molto sorpreso. So quale, quella quando ha messo l'attaccante. Quando ha fatto entrare Gerardi e ha tolto Milesio. E ho detto, mamma mia, Foscardini sta cambiando. Anni fa avrebbe messo sicuramente un centrocampista, quindi da bacino corto, e invece voleva pareggiarla. No, ma non tanto nella scelta del pareggiarla o... No, però ha mantenuto l'impianto tattico offensivo. Ma pensavo che entrava Gerardi e o toglieva Coralli, appunto, e lasciava, giocava con le due torri davanti tenendo Minesso dietro, oppure dava il cambio stanco. E invece ha tolto Minesso, però vabbè, dopo l'allenatore magari Minesso non ha tolto meglio, dei tre davanti il meno attaccante, che è Minesso, e ha messo dentro un ulteriore attaccante, quindi anche lui ha capito che bisogna rischiare, perché ripeto, se vuoi far gol devi a un certo momento giocare anche per far gol. Anni fa Foscarini è cambiato, e anche una sua caratteristica la leggo molto in positivo, che ha capito che in B, dopo tanti anni di esperienza, bisogna rischiare, perché alla fine il punticino non dice nulla, no? Invece quello che sembra ormai certo, almeno per il momento, è, Riccardo, te lo chiedo sempre, in porta Piero Bon. No, in questo momento ogni sabato dice, magari lo toglie, magari entra Valentini, invece per il momento. Guarda, io ho sbagliato la seconda partita che ha fatto da titolare, cioè aveva fatto una un po' così a sorpresa, però l'altro aveva saltato un po' di allenamenti, ho detto poi tornerà Valentini. Invece lì è stata una scelta tutta dell'allenatore, coraggiosa, e sta pagando, cioè Piero Bona, non so se gli ho dato io tutto Valentini il porto, gioca la prossima. Gli ho dato 6.5 o 7. E gioca la prossima. Gioca a Lanciano. Non perché me l'ha detto Foscarini, che...
No, guarda, secondo me fai fatica a toglierlo il Piero in questo momento, anche perché non è, sai, cioè... Quante parole prendete in campo da Piero Bo? Ma sta facendo bene. No, ma no, tu... sta facendo benissimo, cioè, assolutamente. Io noto che quando gli avversari fanno un tiro, lui li sbrana tutti. Cioè, non devono tirare. D'altra parte... No, ti è mai capitato anche, insomma, in questa breve carriera fin qui, di giocare con un tuo compagno che ha praticamente il doppio degli anni? No, non mi è mai capitato. Cioè, un caso unico, no? Un caso unico anche che un giocatore faccia un appello ai propri tifosi, quindi ti faccio vedere, Riccardo, un video che ha realizzato Piero Bon, fa un invito a continuare a seguire Cittadella, perché lui è ottimista, naturalmente. Un saluto agli amici di Lunedì Granata, un saluto ai tifosi di Cittadella e niente, volevo ringraziarvi anche per l'afflusso che c'è stata nell'ultima partita con il Bologna e volevo solo dirvi di starci vicino, che noi ce la stiamo mettendo tutta e di sostenerci ancora nelle prossime partite che saranno fondamentali per noi. Quindi vi ringrazio ancora anticipatamente e ringrazio tutti i tifosi di Cittadella e avanti tutti uniti insieme. Eccoci qua, allora, dopo le parole di Piero Bon è tornato Stefano, part-time. No, piacere di avere anche Alessio Benedetti ospite in studio, non gli altri due perché no, ormai se li vedo sempre ogni Riccardo lunedì, e Andrea no. Quindi basta. No, è bello perché cioè, fai i salti. No, è vero, ero nello studio 2 di Telecittà per la trasmissione sui racconti guarda di guerra. Guarda che lo studio 2 è a Colonio Monzese. Non c'è neanche qua. Allora, invece, facciamo un attimo un salto alla classifica, ne avete parlato prima, sono sicuro, e, ci sono due squadre, ed questo è un argomento di cui magari parleremo anche nelle prossime puntate, che rischiano veramente grosso, sono Brescia e Varese. Siccome sono esattamente nella zona della Cittadella, lotteranno per salvarsi perché altri obiettivi non sono realistici. C'è da dire, intanto tutto il discorso sul rischio di falsare un campionato, perché sono squadre che hanno speso molto di più di quello che potevano permettersi e adesso lo stanno pagando, ma sicuramente dobbiamo aspettarci altre penalizzazioni, soprattutto nel Brescia, e tra poco vedremo anche il servizio. Sì, ma queste sono le cose del calcio all'italiana. Stiamo parlando di se vogliamo parlare del Bari anni fa, che praticamente si scriveva con... Fallì in corsa d'opera. L'anno scorso fallì in corsa d'opera. Sono cose che succedono solo nel campionato di calcio italiano, che è molto strano, come è molto strano che un uomo del palazzo dica quello che ha detto sulle Carpi, e non solo, e sul Frosinone, e poi sia ancora lì e nessuno dice niente. Adesso tu pensa all'arbitro che deve arbitrare le partite contro il Carpi, contro il Frosinone, magari del Bologna, del Catania, certo, dello Spezia, delle grandi, della B. Come fa a non essere influenzato in qualche modo? Sono cose... Allora, dai, chiamiamo le cose con le giuste parole, le schifezze del calcio italiano. Le schifezze, esatto. No, io volevo fare un flash con Alessio e sapere se tu hai mai avuto problemi di questo tipo, quindi società che non pagano lo stipendio, che ritardano. No, adesso sei in isola felice adesso. Sì. No, fortunatamente non mi è mai capitato e spero non mi capiterà, perché sono situazioni comunque non belle. Certo che poi influenza poi anche sul rendimento, inevitabilmente si può parlare di professionismo e tutto, sì, però... Perché magari nel breve periodo magari no, però quando si protrae nel tempo poi sicuramente influenza anche il gioco poi. Sicuramente. Penso sia il Varese comunque la squadra che... Penso di che... Allora, adesso seguiamo questo servizio, che ci fa un po' il punto della situazione su Brescia e Varese. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello.
Brescia e Varese, due società che rischiano di saltare. Conti disastrati, conseguenza di gestioni scellerate e ingaggi folli, ben sopra le proprie possibilità. Basti pensare al Varese che nel 2012-2013 aveva in rosa il difensore con l'ingaggio più alto dell'intera Serie B, Magnus Troest, 325.000 euro netti all'anno. Nei prossimi giorni è attesa la penalizzazione del Brescia. 3 punti in tutto, 1 per gli inadempimenti di novembre e 2 per i mancati pagamenti di dicembre. Il Varese invece ha presentato ricorso, l'obiettivo è farsi scontare 1 dei 3 punti di penalizzazione relativo al ritardo della presentazione della fideiussione. Come noto, sia Brescia che Varese hanno debiti per milioni di euro. A maggio scorso il presidente biancorosso Nicola Laurenza parlò di un deficit di 9,5 milioni ereditati dalla precedente proprietà. Ancora più preoccupante è la situazione del Brescia, che avrebbe debiti per 35 milioni di euro, stando a quanto dichiarato dall'amministratore unico della società di Via Bazzoli, Luigi Ragazzoni. E poi ci sono società come il Cittadella che, per avere sempre i conti in ordine, puntano su giocatori che sembra non volere più nessuno, vedi Francesco Stanco, finito in panchina in Lega Pro. Giocatori che poi molto spesso si rivelano determinanti nel raggiungimento degli obiettivi. No, Andrea, sembra quasi che chi retrocede quest'anno probabilmente ha qualche speranza anche di essere ripescato, perché... Non solo, anche chi viene su, può fare un doppio salto. Bisognerà capire... Abbiamo una vicina in casa qua che potrebbe anche sperarlo. Lì bisognerà capire anche poi le classifiche. No, però volevo dirti una cosa curiosa. Allora, la primavera del Parma dovrà andare a giocare a Genova contro la Sampdoria. Il presidente Ferrero ha detto, perché Crespo ha detto verremo in macchina, no? Gli mette a disposizione i mezzi per arrivare. Ma questa è una bella la partita cosa. Dopo però va a Varese. Bisogna vedere chi paga lì, se la firma i dadi. Il pulmino per arrivare. No, sarà dura. Sai cosa? Io penso il Varese è la società più disastrata. E, allora, i numeri è giusto, è corretto il servizio. Il Brescia ha un montante di debito che è superiore, però è regresso. Cioè, poi sono debiti con la banca che poi fa anche da sponsor. Esatto, di sono debiti con la banca, sono debiti che si portano addirittura dai tempi dell'A, quindi sono debiti che continuano a portarsi dietro. E, però mi spaventa meno perché è entrato Sagramola, che conosco. Sì. Dico, questo che era comunque direttore generale del Palermo, direttore generale del Vicenza negli anni migliori, poteva diventare direttore generale della Lega. Va a Brescia a fare brutta figura, si vede che ha un piano certo, altrimenti una squadra di Serie A che gli dava lo stipendio da direttore generale era anche alla Sampdoria, Sagramola la trovava. Quindi tu dici che potrebbe essere una garanzia. E ci mette il nome, significa che ha qualcosa. A Varese è diverso, perché a Varese i potenziali investitori... Ti dico, intanto Varese soffre sempre la vicinanza con le milanesi, perché comunque il calcio in Lombardia è particolare. Sì. Hai una domenica al Milan, una domenica è l'Inter e poi ci sono tutte le altre. Tu vedi dell'Inter, Monza, ce ne sono tante. Ecco, perché quelli che non tifano per quelle due squadre lì sono i bergamaschi. Cioè, Varese, che ha, voglio dire, lo status per altri sport, anche non solo nel calcio... Però lì la situazione mi preoccupa, perché non hanno neanche spettatori. Cioè non è una piazza una società che come Brescia, di, che ha avuto Baggio, ha avuto Guardiola, ha avuto Toni, ha avuto Pirlo. Esatto. Cioè è una piazza, tra l'altro nella storia della Serie B è quella che ha la più lunga militanza al campionato cadetto il Brescia. Anche un appeal maggiore, insomma, Un appeal, insomma, cioè se tu dici ai tifosi del Brescia dateci una mano, allora o ti menano o te la danno. Cosa chiedi al Varese? No, che non già ha storia. Per alcuni debiti urgenti già sono stati ripianati dagli vari Pirlo e altri che sono legati al Brescia. No, li hanno loro, per cui, insomma, se Baggio domani mattina su Teletutto di Brescia, che è la TV locale, o su Telebrescia, che è l'altra, fa uno spot, dateci una mano, il giorno dopo il Brescia ha risolto. Certo, però comunque è assurdo che dopo poi fare i conti con queste squadre. Poi
tu hai detto bene i numeri, cioè il Vicenza ha 5-6 anni che se scrive ai campionati, non ne parliamo del Vicenza, 13 milioni di euro di debito. Del tuo Vicenza. No, ma lì finché c'è un istituto di credito che è il quinto in Italia, che è la Banca Popolare di Vicenza, che ci mette i soldi e la faccia, il Vicenza finché va, io lo dico sempre, sulle maglie la scritta Banca Popolare di Vicenza non potrà mai fallire, ma perché, no, perché la quinta banca d'Italia non può permettersi di sporcare il nome. Siccome in questo momento è il quinto istituto di credito italiano, diciamo che varia dalla quarta alla sesta posizione, Banca Popolare di Vicenza non può permettersi di fallire. Sicuramente. Ecco. Poi, attenzione, di sporcare il nome. Certo, avrà la fortuna di andare magari in Serie A e risolvere tutti i problemi. Quello non lo so. Intanto ci sono delle schermaglie via SMS tra i tifosi che difendono Coralli e chi lo attacca. Sì, ma tra l'altro è appena passato anche un messaggio, un Mancosu, grandissimo giocatore, perché non ha preso il Cittadella. Mancosu? Sì. Mancosu, no, Mancosu, sì. Quello del Bologna. Sì, esatto. Cioè, vabbè, sembra abbastanza. Ha pagato un milione. Bologna ha pagato un milione. Voglio dire, hanno pagato un milione e gli hanno triplicato lo stipendio. Cioè, esatto, era il giocatore più costoso che potesse prendere in quel momento lì. Fantascienza. Lo volevano tutti. Quindi, cioè, no, invece Coralli l'ha un po' sbagliata. Io gliel'ho detto prima ad Andrea, che abbiamo parlato sul fuori onda, e dicevo che, sai, allora, giochi, hai la fortuna, no, in questo momento, ti manca Sgrigna. Certo, bisogna approfittarne dei pochi. Poteva dimostrare qualcosa in più, perché le gerarchie sono chiare. Allora, c'è Stanco, poi ci sono tutti gli altri tre. Esatto. E quindi in questo momento che hai la possibilità di giocare, questo ha detto il campo, che hai la possibilità di giocare, forse mi sarei aspettato poteva fare un po' meglio. Invece registriamo solo una girata, no? Sopra la traversa, se non ricordo male, sono una conclusione in porta, ma insomma poca cosa. Andrea, sei d'accordo, no? Sì, sì. Hai parlato prima di top e flop, mi pare. Sì, quindi inserito nei flop perché mi aspetto molto di più. Ti aspetti molto di più. Insomma, poi dopo gli attaccanti vanno valutati anche per quello che riescono a fare versus porta avversaria. Però purtroppo Coralli, anche Stanco, non ha fatto benissimo, però ha avuto, io ho visto il tiro che ha fatto, per esempio, incocciato al volo di prima, che la Riri ha fatto gol, ecco. E lui l'ha tirata fuori, ma quelle sono questioni di centimetri, probabilmente. Adesso io non ero in prospettiva, ma non so di quanto sia riuscita quella palla, ma penso di poco. Sì, un'altra questione importante è stata quella di Alessio Benedetti, che adesso la vediamo un attimo, giusto per fartela rivivere in diretta. Ne abbiamo parlato prima. Perché è clamoroso, lì potevi veramente mettere la partita sui giusti binari. Sulla curva, tra l'altro, del Bologna, quindi lì... vabbè... Non so se c'è l'audio, tra l'altro, del... Non so se vuoi dire tu qualcosa, ma... Diciamo che io volevo metterla sull'angolo di là, invece l'ho presa di collo esterno, mi è andata quindi più centrale, il portiere se l'è ritrovata lì e quindi... Sai, Stefano, ho scoperto che anche lui è juventino. Cioè, è già il terzo ospite che arriva che ha simpatie Juventino, per la Juventus. Sì, sì. Ecco, no, lo stiamo rivedendo senza audio, forse prima non si è sentito quello che abbiamo detto, eccola qua la... E la conclusione, insomma, vabbè, sono bravo Coppola, come dicevi Riccardo prima, sicuramente un portiere affidabile, sta facendo molto bene, tanta esperienza, no, è curioso. Pensate perché... che ha 38 anni e ne ha 10 meno di Piero Bon, no, quasi, non 10 ma quasi, insomma. 8 quasi, sì, infatti. Però insomma è un giocatore di esperienza, ma il Bologna alla fine va in A e penso anche il Cagliari. Il Bologna va in A soprattutto grazie ai denari, insomma, investiti dal presidente americano, Giota Copina. Qualcosa di suo e positivo anche l'allenatore, che ha dimostrato ma poi un buon allenatore. È molto più facile, se hai degli ingredienti buoni, fare una torta buona. Ma non è detto, perché l'Inter avrebbe vinto 10 scudetti di fila. Invece aveva i giocatori migliori, gli allenatori più pagati, non ha vinto niente per 10 anni. Allora, nel Bologna c'è anche Gianni Morandi, che è il presidente onorario, no? L'abbiamo detto, se non c'ho qualcosa. Ah, bene, allora Alice, perché non ho seguito. Eri in buone mani, non preoccupare. Allora, Gianni Morandi, grandissimo amico di Riccardo. Ma non grandissimo amico, dai. No, abbiamo corsa. Gianni Morandi a chiedere a Riccardo, facciamo. No, mi ha detto, ma ti rivedo ancora qui a distanza di una settimana. Ma voi non avete visto la famosa foto del passaggio della borraccia tra
No, quella ci manca. Sei riuscita a strappare qualche dichiarazione esclusiva e ci tengo a sottolinearlo perché è vero. Cioè, ha parlato solo con te. Ha parlato solo con noi e con i colleghi della stampa, ovviamente della carta stampata. E ho parlato un po' del Cittadella, facendo i complimenti alla realtà Cittadella. Comunque sempre disponibile, sempre disponibile, che segue comunque con attenzione. Andiamo. Grandissima impressione, poi ci ha ospitati con una gentilezza enorme, una società che parte da lontano, Chiara, la famiglia Chiara, si impegna e riescono a mantenere un livello altissimo pur essendo in una città da 20.000 abitanti, quindi con i bilanci sembra grandissimo poco. Rispetto per la Cittadella, e anche la squadra mi sembra ultimamente ha fatto dei grandi risultati, quindi è chiaro che ognuno tifa per la sua squadra, però insomma fa piacere. E sperate di non rincontrarlo più l'anno prossimo, ovviamente, no? Oddio, non si sa, ma magari ci andate voi insieme. No, devo dire che anche qua in tribuna la gente è molto gentile, molto rispettosa. Chi è? E tu quanto? Oh sì, sì. Quel vin brûlé bevuto al Ralenti non è male, tra l'altro gli è stato portato perché non era riuscito a raggiungere il bar, no? La tribuna ovest è impazzita. Ma perché era disponibile, faceva i selfie, un personaggio particolare. Comunque no, tornando alla partita invece, Alessio, che impressione fai poi a incontrare giocatori così forti che forse nulla c'entrano con la Serie B? Il Bologna sicuramente ha dei bei giocatori. Io te ne dico uno, Laribi. Secondo me è veramente fortissimo. Sì, no? Sì, Laribi, ma sia quelli che giocavano che quelli che non giocavano, per dire anche Buchel, secondo me è un grandissimo giocatore, solo che magari ha giocato Christic, quindi hanno tanti ricambi e hanno obiettivamente una bellissima squadra. Ecco, mi vedo, tu sei subentrato, ultimamente stai giocando un pochino meno, sei partito come pilastro inamovibile del Cittadella, adesso magari il mister ha fatto altre scelte, come stai vivendo un po' questo momento? Ma sì, dai, adesso il mister probabilmente vede meglio altri giocatori. Io sto cercando insomma di metterlo in difficoltà nelle scelte, di allenarmi sempre bene e di riconquistarmi un posto da titolare, ecco. Però è un momento insomma particolare, quindi ognuno deve dare il proprio contributo a seconda insomma di quando viene chiamato in causa e quindi ognuno deve fare la propria parte. Chi è il compagno ideale? Sì, ti chiedono se ti trovi bene con Busellato. Caratteristiche, non perché preferisco giocare con questo piuttosto che... Conoscendo le tue e guardando gli altri compagni del centrocampo, qual è quello che, diciamo, vi completate meglio? Io la butto lì per me, Rigoni, però voglio sentire... Ti chiedo anche come ti trovi con Busellato. Ma io mi trovo bene un po' con tutti, però all'inizio giocavo spesso con Rigoni. Vabbè, abbiamo giocato alcune partite a tre perché io posso fare anche la mezzala, quindi... Però devo dire, mi trovo bene con tutti, non è una frase fatta, nel senso che comunque siamo tutti centrocampisti che sanno giocare la palla e abbastanza dinamici, quindi comunque mi trovo bene con tutti, ecco. Con Busellato comunque mi trovo bene perché lui è un incontrista, sa anche giocare la palla, quindi mi trovo bene anche con lui. E se invece dovessi fare una scelta tua su giocare a tre in mezzo o giocare a due? Ma diciamo che anche i risultati delle ultime partite hanno detto che la squadra si trova meglio col 4-4-2 secondo me, però a me piace giocare sia come mediano in un centrocampo a 2 che a 3 magari come mezzala. Adesso io penso che la squadra comunque abbia dato un po' di continuità con questo modulo, quindi è anche giusto non toccarlo. No, è un peccato perché effettivamente giocando con 4-4-2 lui o qualcun altro, insomma due devono andare in panchina, certo. Beh, è chiaro, qualcuno viene sempre per però vedi la serietà, lui sta dicendo una cosa che gli va anche contro, no? Perché col 4-4-2 magari in questo momento si preferisce, diciamo, partendo da Rigoni, sì, che no, tra le righe ho letto quello, ecco. Che preferisci magari la mezzala, vabbè, ma insomma giustamente, però dice in questo momento corde. Vedi, cioè legge il campo, in questo momento stanno giocando bene ed è giusto continuare così, cioè questo ti fa capire anche la scelta sempre sull'uomo prima che sul giocatore di quelli che arrivano a Cittadella.
C'è un bravo ragazzo. No. Bene. Allora, con questa frase ci fermiamo 40 secondi di pubblicità, poi torniamo e andiamo a conoscere meglio Alessio. A Cittadella, noi di Eureka S.p.A. produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com. Questo è lo sportello della tua banca, il tuo negozio preferito, il tuo assistente personale. E questa è la tua azienda online. Il sito web della tua azienda non è solo un sito web, ma uno strumento di business. Il touch point più importante con i tuoi clienti. OmniaWeb, agenzia di web marketing, distilla il miglior web marketing per la tua azienda. Con le tecnologie più avanzate. Siti che si adattano a tutti i device. Le piattaforme più efficaci. Le soluzioni di business più innovative, attraverso un metodo chiaro, preciso e condiviso con il cliente. Una volta pubblicato il tuo sito, non è finita qui. OmniaWeb continua ad assisterti per ottenere il massimo risultato possibile dal tuo business online. Bene, rieccoci in studio. Allora, diamo la parola ad Alessio Benedetti. No, dicevamo prima della pubblicità che stai giocando un po' meno magari rispetto all'inizio, però insomma sei uno di quegli acquisti che abbiamo già catalogato come azzeccati di Marchetti. Grazie. Classico acquisto di Marchetti dalla Lega Pro che poi rende anche in Serie B. Insomma, raccontaci un po', tra l'altro, in estate come è nato questo trasferimento, insomma, se... Ma allora, io a Catanzaro ho fatto 2 anni, quest'anno ero in scadenza di contratto, col Cittadella c'era già stato un approccio anche anni prima quando sì. giocavo a Perugia e non so, quest'estate c'è stata la possibilità e io avevo anche qualcos'altro, però mi piaceva, diciamo, qua l'ambiente e come lavora la società. E quindi ho pensato che fosse, diciamo, la giusta scelta per me per crescere come giocatore, anche perché io la Serie B non l'avevo mai fatta e quindi sicuramente devo migliorare molto e devo fare esperienza nella categoria. Sì, classe 90, per cui 25 anni, ancora hai, insomma, la possibilità di farti valere anche Serie B e poi magari... Quindi tu hai uno svincolato, diciamo. Parametro zero. Sì, sì. Cos'hai, un anno di contratto con Cittadella? No, 2 anni. Ah, 2 anni. Tu giocavi con Martignano a Catanzaro, sì, ti aveva parlato un po' del Cittadella. Sì, sì, no, beh, lui sì, mi aveva parlato comunque e poi, no, ma vedendo anche negli anni comunque una società come lavora ti dà una certa garanzia anche quando magari vai a scegliere e quindi vai sul sicuro sicuramente. Poi tu sei nato nel vivaio del Milan, come tanti giocatori che poi il Cittadella magari rivaluta nel corso degli anni. E, ti hanno lasciato andare verso quando eri già giovane, probabilmente sì. Lì adesso tu hai voglia di prenderti una certa rivincita. Eh beh, diciamo che il Milan i giocatori magari li tiene nel settore giovanile, però poi non può tenere chi prima o chi dopo, comunque poi viene lasciato libero, a meno che... diciamo uno a 19-20 anni è già un giocatore di alto livello pronto per determinate categorie e niente, poi io ho fatto la mia strada, è ovvio che il sogno di tutti è quello di giocare in Serie A, di fare una grande carriera, però vediamo, io ce la metto tutta e poi vediamo dove potrò arrivare. Senti, il tuo modello invece chi è? Assomigli fisicamente a un grandissimo centrocampista. Chi? No, dopo te lo dico, tanto di qual è il tuo modello? Ma modelli, vabbè, a centrocampo ci sono tanti giocatori bravi, magari dai, dico quelli italiani perché c'è sì. Marchisio, nella Juventus tanti centrocampisti, Vidal, Pirlo, e, non so, insomma, tutti grandi giocatori, ecco.
A Roma? A Roma ci sono, sì. De Rossi? No. Ma è ovvio, no, che in Serie A ce ne sono tantissimi. Gerard assomiglia. Ah, un po' se Gerard. Magari. No, ma forse è il primo che ha detto, magari per caratteristiche di gioco, è Marchisio. Marchisio? Probabilmente più, sì, che quantità, qualità, interdizione, unisci entrambe. Poi è chiaro che adesso un centrocampista moderno, vabbè, la cosa che si dice sempre, ma deve avere anche, deve saper fare un po' tutte e due le fasi, sì, sì, bene, se vuole poi fare carriera. Sì, sì, perché adesso, anzi, anche le punte adesso devono, sì, contrattare, correre. Vedi, quello sta facendo Stangolo. E recuperare i palloni, quindi i centrocampisti ancora di più. Ecco, diciamo che quest'anno hai due obiettivi, mi pare di aver capito. Intanto far bene col Cittadella. La prima cosa è la salvezza. La salvezza, fare bene col Cittadella, la salvezza, poi vabbè, a livello personale magari fare molte presenze. Ma anche di studio, no? Perché sei ancora iscritto a filosofia. Sta ultimando. Sì, sì. Ti manca poco. Sì, mi mancano 3 esami per la triennale. No, ma il calcio ti porta via tempo, però se vuoi puoi anche, diciamo, portare avanti qualcos'altro che magari ti piace. Io ho sempre studiato e quindi niente, cerco di andare avanti perché mi piace. Ma mai filosofia? Ma perché quando ho dovuto scegliere ho scelto, diciamo, la materia che più mi piaceva, perché comunque essendo abbastanza impegnato ho scelto la facoltà che più mi piaceva. Beh, interessante, no? Comunque è nato anche una città che ha la migliore università per stranieri, una delle migliori. Beh, ma lui è italiano. No, nel senso, l'università per stranieri. Perugia è famosa, sì. L'università di stranieri di Perugia è una delle migliori d'Europa. Infatti. E poi magari per un italiano che è lì, che tra l'altro poi è gli una stranieri si ammazzano, delle università, purtroppo i fatti di cronaca, però è una delle università che ha più scelte tra l'altro, perché lì puoi fare veramente tutto, a parte economia, che non è un granché, ma mi pare poi ci sia tutto. E devo dire che se nasci anche in una città di cultura come Perugia, cioè non è che sono sì, tutti... Ma allora ci hai detto, siccome ci hai detto il tuo giocatore, filosofo, il giocatore preferito, dici anche il tuo filosofo. Beh, filosofo, avrai un filosofo, sì, preferito, vai. Platone e Kant, dai, ne dico due. Vedi, Kant è impegnativo. Sono un po' diversi, ma sì, vabbè, ma perché sono separati da quanti anni, differenti, quindi però dico questi due, dai. Bene, quindi abbiamo dei lady che sono al piano, Gorilli laureato in storia laureato in filosofia e Benedetti futuro filosofo. Coralli? Perfetto. Coralli chiude le discoteche. No, ovviamente sto scherzando, perché poi era un sosia quello di... Sì, l'abbiamo detto. Lo diciamo sempre, lo sottolineiamo, era un sosia di Coralli. Era un sosia, quel giorno. Era. Va bene, prossimo impegno contro il Lanciano. Partita difficile perché il Lanciano si è affermato. Ed è un po' un Cittadella Lanciano, perché come budget siamo lì, forse siamo là, insomma, come so. Budget, no, non te lo chiedo a te. Come realtà pure, ed è una squadra che sta facendo bene, non è in Serie B da tutti questi anni come Cittadella, però sta facendo bene. Sicuramente è una partita difficile e delicata, perché comunque noi abbiamo necessità di fare punti, perché poi al di là della classifica comunque noi dobbiamo arrivare, lo sappiamo, almeno tra i 47 e i 50 punti per salvarsi, quindi... Ogni occasione è buona per cercare di portare a casa punti. Andrea Lanciano Cittadella, partita difficile da decifrare. Ma se ascolto un amico, vediamo se indovinate chi è. Chi è l'amico? Non ve lo dico. Ah, è quello. No. Dovete indovinarlo voi. Allora, l'amico che viene lunedì? No, un amico che c'è sempre allo stadio di Cittadella. Ah, ok. Allora ha detto che il primo anno hanno perso, il secondo anno hanno pareggiato, l'anno scorso. Salvati, quest'anno devono vincere. Riccardo? È difficile invece, è difficile perché Lanciano, anche se è poco che frequenta la categoria, è già una squadra di categoria ed è, diciamolo, è uno scontro diretto, anche se i numeri della classifica parlano di sì, anche cosa. Se Lanciano qualche punto in più è uno scontro diretto e per me è difficile questa sfida. Tra l'altro sono le sfide che Cittadella a volte fa fatica. Cittadella magari va a Bologna, può vincere 1-0 perché l'avversario lo sottovaluta, faccio l'ipotesi, e invece il Lanciano, che è a livello del Cittadella, giocando anche in casa, è una partita difficile per Cittadella. Guarda, ti dico, è molto più difficile questa partita piuttosto che alla vigilia ti avrei detto che magari un Cittadella a Bologna poteva starci tutto.
Sì, è difficile anche capire che formazione schiererà Foscarini, perché soprattutto in attacco adesso è diventato un rebus. Prima di tutto gli auguro di avere scelta, di avere sempre questa scelta, di non essere decimato dall'influenza come gli è capitato. Guarda che Foscarini con troppa scelta va in crisi. quello me lo dice sempre. Pellizzaro sì, sappiamo che l'abbiamo fuori. Pellizzaro fuori. Fusellato speriamo di no, che sia un leggero problema al ginocchio. Vabbè, torna Paolucci. Secondo me giocherà Adelaide, sicuramente Rigoni sarà uno dei due. E poi bisogna capire la settimana come va. In porta ti ho già detto che secondo me come va la settimana, come va la molettina che tira Foscarini, diciamo. Guarda, se li ha tutti per la prima volta dovrà mandarne in tribuna 3 e quindi non lo so, perché effettivamente addirittura 3? Scusami, torna una a centrocampo dalla squalifica, rientra l'altro, diciamo che recupera dall'influenza, e ne hai solo a centrocampo per due posti, ne hai 5. Tu chi manderesti in tribuna? No, non bisogna conoscerli, bisogna vederli durante la settimana. La domanda è sulla carta quali sono i due titolari? Sulla carta i due titolari sono Rigoni, sì, e adesso, in questo momento sì. Rigoni è Busellato, in questo momento. Rigoni e Busellato. In questo momento sono Rigoni e Busellato per le caratteristiche, sì, per quello che hanno fatto, eccetera. In questo momento lui può essere il primo cambio. In questo momento. Poi le gerarchie, ripeto, Gerardi era già venduto al mercato di gennaio, invece è rimasto e ha fatto anche un gol importante. Quindi, ripeto, il calcio, Piero Bon per me non avrebbe mai giocato quest'anno. Invece, d'accordo, quello sicuramente. Sceglierà lui. Secondo me va un po' in difficoltà perché dovrà scontentare qualcuno. Di sicuro Barreca e Cappelletti. Sì, diciamo che gli esterni bassi e sono Mineso. Quelli... Mineso, Kupic gioca se... Kupic dovrà recuperare. È fatta la squadra. Diciamo che Rebus, guarda... No, ma i dubbi del Cittadella... Deve solo scegliere... Per me i centrali, il centrocampo e la seconda punta. Esatto, perché De Leidi gioca sicuro. Secondo me sì, effettivamente non... per me sta bene, gioca Paolucci, però sai, magari dice ma non sei, sei stato un po', non so, beh, a volte perché è veramente brutto. No, ma non è un allenatore che è abituato ad allenare 25 giocatori tutti titolari. Poi viene qua Foscarini ospite e diventa il Ferguson Mourinho. Guarda che non è facile, cioè adesso Sgrigna non lo puoi lasciare fuori perché si incazza. Coralli perché giustamente si incazza, nel senso buono, voglio giocare. E Stanco ti dà in questo momento anche gol in trasferta. L'altro dice ma io Gerardi, non è facile, a centrocampo lui scalpita, l'altro scalpita, Paolucci dice no, io ho già fatto un turno di stop per la squalifica, non è facile. Beh, secondo te Foscarini spera che in settimana qualcuno si influenzi? Per me sì, ne parlavamo prima nel pre-partita di Cittadella Bologna, che alcune influenze sono capitate proprio a fagiolo. No, non l'hanno aiutato parecchio. Non ha avuto dubbi, cioè io ti dico, secondo me qualcuno lo scontentava e qualcuno si nervosiva in attacco se stavano tutti bene, perché avrebbe dovuto fare l'ennesima scelta impopolare, però un allenatore deve fare queste scelte. Tu pensi in Serie A che ne hai 30? Eh sì. Alice, siamo in chiusura praticamente, ricordiamo la prossima partita giocherà sabato contro il Lanciano e poi si giocherà martedì, adesso non ho il calendario sotto, ma ci sarà il turno in prestettimana, adesso me lo confermi, martedì e poi ci sarà invece il posticipo, poi il lunedì, domenica. Quindi ci sarà anche valutazioni nel discorso del turnover possibile. Sì, infatti, ecco, teniamo conto anche che ci hai ricordato questa cosa, giocano effettivamente ci sarà anche un ragionamento di Foscarini sul fatto di chi occupare il sabato che poi magari farà riposare il martedì, quindi anche qua anche i due attaccanti potrebbe essere una scelta vincolata all'avversario. Sì, dipende anche dal risultato e dai gol. Chi avete martedì? Ti ricordi chi avete martedì? Il Varese. Ma dipende, perché se poi allora gioca Coralli, che magari non era così un titolare in quella partita, ti fa il gol partita a Lanciano, lo lasci fuori. E va in crisi forse. Cioè, vedi, in questo momento è veramente difficile, però... Ascolta, è meglio che facciano i gol partita. No, anche perché quando non aveva scelta, i risultati non venivano, per cui adesso che ha un po' di più, ne
ce ne sono. No, venerdì invece c'è un anticipo interessante perché la seconda contro la terza, però insomma Bologna e Vicenza sono seconda e terza in classifica e lì si fa già a Bologna e ti dico lì possiamo capire la reale forza del Vicenza, che in questo momento è la squadra che ha fatto più punti nel 2015 ed è anche la squadra che ha il filotto di vittorie però più importante, 5 vittorie su 5. Sai che sai tutto Riccardo, quanti tifosi si porta in trasferta domenica il Vicenza? Guarda tanti perché tra l'altro questa partita è legata a un fatto importante, fu la semifinale di Coppa Italia vinta con gol di Cornacchini e mi ricordo io ero là, c'erano mille tifosi. Vicenza che poi e arrivò quindi, in finale e vinse con il Napoli, quindi è una partita da dove c'è il carosone di trasferta, fermo restando l'orario sfortunatissimo delle 21 a Bologna, vuol dire fare la strada in mezzo alla nebbia, ma vabbè. Allora, chiudiamo la trasmissione con la foto di del striscione che gli ultra hanno fatto a questo tifoso che purtroppo sì, l'avevamo ricordato la settimana scorsa, ed è stato ricordato anche ricordarlo anche sabato, giustamente, quindi è stato un bel gesto da parte... E durante la partita, durante la prima della Bologna. Sì, hanno cantato il suo nome praticamente per 90 minuti, quindi è stato un bellissimo gesto da parte dei tifosi della Cittadella e anche la società, ha omaggiato la moglie di Dennis con un mazzo di fiori, gli hanno regalato 3 magliette, una per la moglie e per i 2 bimbi, quindi è stato un bellissimo gesto da parte di tutti i tifosi della Cittadella. Grande famiglia come sempre Cittadella, grazie ad Andrea Baldin per essere stato con noi questa sera. Grazie, buonasera a tutti. Alessio Benedetti, in bocca al lupo per il futuro del tuo campionato, ma anche poi in futuro proprio tuo personale, per la laurea e tutto il resto. Riccardo, la tua laurea l'hai già presa? Grazie, l'ho comparata come il politico. Al CEPU? No. Al CEPU, no, sai che non sono laureato, però sei un maratoneta di un certo livello e Gianni Morandi ti ricorda. Mi sono un po' pentito, per potrei tornare al Bo e completare qualcosa, esatto. Ma vabbè dai, insomma... Ti vogliamo bene lo stesso, grazie tempo. Riccardo Sopo, grazie Alice Sabadini e noi ci vediamo lunedì prossimo sulle frequenze di Telecittà. Buona serata. La trasmissione è offerta da A Cittadella, noi di Eureka S.p.A. produciamo spazzatrici e lavapavimenti da ormai 30 anni. Offriamo vendite e assistenza diretta in tutto il Triveneto, forti di un'esperienza maturata con distributori sparsi in più di 60 nazioni del mondo. Produciamo Picobello ed E36, pensate per aree ristrette, e una gamma completa di 20 modelli ideati per la pulizia di tutti i pavimenti. Contattateci per ulteriori informazioni allo 049 94 81 800 o attraverso la nostra mail info@eurekasweepers.com.